Eccoci, siamo sulla griglia di partenza e finalmente è tornato Sergio Boccardo, che lo troviamo sotto un ombrellino dopo due giorni che invece è stato da un'altra parte. Raccontiamo un po'. Sì, è stato un weekend veramente sfortunato perché mi si sono bloccate le due pompe dell'acqua, cosa incredibile, per cui non sono riuscito a partecipare alla prima del World. Farò solo la seconda, che è la prossima. Questa è quella dell'Extreme, dove mi gioco il campionato. Boh, vediamo, chi sarà più bravo vincerà. Come li vedi i siciliani qua davanti? Troppo agguerriti. Li andiamo a sentire adesso. Intanto, in bocca al lupo. Grazie, ok, a dopo. Spostiamoci sulla seconda casella, dove c'è un pilota che non vuole parlare mai, però da ieri sembra che abbia, insomma, rotto le acque, per cui eccolo qua, nome e cognome. Bonomo Francesco. Ecco, risposta esatta. Oggi che facciamo? Boh, ci divertiamo. Non so, la gara è un turno all'otto, non so quello che capita e succede. È rientrato Boccardo. Benvenuto, oppure no? Benvenuto. Oh, così ci vuole, sportività. Allora, un saluto, voglio salutare alla piccola Chloe. E la figlia, Chloe. Sì, un saluto alla piccola Chloe. Sì, sì, a Chloe. Anche grazie. Dal nonno. Anche dal nonno. Benissimo, allora, andiamo da Mister Mario. Salve. Salve. Mario Tornera, Pullman, schieramento mondiale. Parliamo un po' dei due avversari. Uno lo conosci fin troppo bene e sta in seconda casella. L'altro rientra oggi dopo un weekend che è iniziato senza una particolare fortuna, diciamo, no? Sì. Nulla, giusto come ha detto lei, anzi hai detto tu, lo conosco molto bene, Bonomo, sì, da diversi anni e gare abbiamo fatto tante battaglie insieme, è un pilota molto forte. Anche Sergio Boccardo è un pilota molto forte, abbiamo un ottimo rapporto e ci incontriamo soltanto nelle finali, sarebbe molto bello incontrarci più spesso. Nulla, e giusto come dicevo ieri, sarà dura anche oggi arrivare a battagliare per il podio, e io ce la metterò tutta. Oggi mi sento più carico di ieri. Grazie a voi, a dopo. Regia, usciamo prima che il direttore di gara ci mandi via in malo modo. Che vede in testa con il numero 141 punti il numero 36 Sergio Boccardo. A 139 c'è Alessandro Melone, che parte dalla quarta casella dello schieramento con il numero 21. Poi a 130 punti c'è Francesco Bonomo con il numero 29 e a 123 punti c'è Mario Tornera con il numero 43. Quattro piloti racchiusi in 18 punti. Può succedere veramente di tutto a questo punto. Ricordiamo, finale secca per la Scootermatic per l'assegnazione del titolo italiano. Due siciliani, un pilota del sud, Alessandro Melone, e un pilota del nord, Sergio Boccardo. Chi la spunterà? Ilio, è molto difficile fare pronostici alla vigilia della partenza, ma per quello che abbiamo visto fin qui ad Adria, i siciliani suonano la carica. Ma non credo che Alessandro Melone abbia voglia di rimanere a guardare. Questo per quanto riguarda la classifica, ma ricordiamo che ci potrebbero essere altri protagonisti che partono dietro, come lo stesso Bart Klazen, numero 54, Alfonso Cirillo con il numero 154, lo stesso Marco Di Pasquale, che ieri nella World Malossi Day Cup ha dimostrato di riuscire a tenere un gran passo, Nicolas Marchio, il rientrante Emilio D'Andrea, che è partito in sordina, però pian piano abbiamo visto che ha cominciato a ritrovare gli automatismi in sella allo scooter e potrebbe essere una sorpresa nella finalissima della Scootermatic. Sì, beh, sicuramente con una griglia così nutrita, 20 piloti, ci sono grandi possibilità che si formino gruppi
belli pieni con il gioco delle scie e speriamo, per quanto mi riguarda, di vedere una gara combattuta fino all'ultimo metro. Quello fuori da ogni dubbio, credo che si augurano anche i piloti in pista. Diciamo, da tenere sotto osservazione Boccardo, già vincitore della Scootermatic, ricordiamolo, qualche anno fa, o Melone, che è il campione in carica fino a questo momento, che ha due punti. Un po' più staccati i due siciliani, però come abbiamo visto l'anno scorso può succedere di tutto. Già schierato Boccardo, Bonomo, vediamo in seconda fila anche Klazen già sulla sua casella dello schieramento, vediamo posizionato in quarta casella, abbiamo visto numero 154 Alfonso Cirillo. Sta arrivando anche il Pullman 43 Mario Tornera. Eccolo qui, che si ritrova con un titolo del Girone Sicilia a combattere per il titolo assoluto in una stagione che lo vedeva in pista più da trainer che da altro. Piloti pronti allo scatto, si spegne ora il semaforo, si muove bene la prima fila con Tornera e Bonomo che va immediatamente a prendere la scia della corregionale. Vanno a scappare come hanno fatto ieri nel World Malossi Day Cup, però vediamo subito qualcuno che sta rallentando e si lascia sfilare. Bonomo Tornera, Boccardo in sesta posizione, Melone va all'attacco del terzo posto che era occupato da Klazen, quindi Melone, Klazen, poi Cirillo. Ancora vicinissimi con Klazen che va ancora a disturbare Melone e si riporta di nuovo in terza posizione. Boccardo è sesto. Penna alla mano praticamente a fare conti, lo starà facendo anche il ragionier Boccardo. Che non vediamo più però nelle prime posizioni. Quindi già il leader del trofeo sembra essere fuori dai giochi, mentre Tornera prova a farsi vedere all'interno di Bonomo, ma non riesce ad attaccare. Boccardo è già fuori dai giochi, è decisamente sfortunato il piemontese. Bonomo Tornera, poi Klazen, Melone, Marco De Pasquale, Alfonso Cirillo, Emilio D'Andrea, Jerome Adrion, Nicolas Marchi, Franco Carlucci. Questa è la top 10. C'è gran duello in mezzo. Il gruppetto alle spalle dei due siciliani sta dando spettacolo. Comunque Iglio, sono sempre loro a fare l'andatura. Chissà se useranno la stessa tattica di ieri, per ora sembra così, non ostacolarsi per fare un po' la differenza nelle prime fasi di gara. Fare il vuoto e poi dopo andarsi a giocare il tutto nel finale. Anche se non sono distanti, non hanno ancora mollato assolutamente, sono pochi metri. L'unico purtroppo che è stato costretto al ritiro è Sergio Boccardo, decisamente sfortunato il
torinese, mentre vediamo che sta risalendo fortissimo Emilio D'Andrea, e potrebbe essere lui la soluzione per Alessandro Melone. In quinta posizione Baby D'Andrea, che forse ha bisogno di una spalla, anche se questo risultato gli consegnerebbe il terzo titolo della Scootermati. Bonomo, Tornera, Melone, che comunque sta provando a ricucire lo strappo iniziale, sta dando veramente il tutto per tutto il pilota di Massafra in questo momento. Cioè adesso Melone un po' nella terra di mezzo, diciamo, tra il primo e il secondo gruppo, ha strappato un po' su Klazen ed Andrea, sta picchiando forte sulla manopola del gas. Bisognerà vedere, perché tempi alla mano, il miglior riferimento di Melone è ancora un paio di decimi inferiore a quelli di Bonomo e Tornera, però non siamo neanche a metà gara, quindi c'è mentre tutto il vediamo tempo che per recuperare. Tornera si fa vedere a fianco di Bonomo, probabilmente si è accorto che stava rallentando il palermitano, quasi affiancarlo di dai dai vai. Questa è grande esperienza, certamente Mario ne ha da vendere, nonostante sia ancora giovane. Siamo tra il terzo giro compiuto, in questo momento 33 netto. E infatti ci aveva visto giusto Tornera, perché Melone ha girato in 32,3, quasi 7 decimi più veloce. E all'esterno Emilio D'Andrea su Klazen, e si porta avanti a tirare con Klazen in mezzo. Ha un margine di punti Melone su Bonomo, sono 9 punti di vantaggio in classifica di Melone, gli basterebbe tenerlo a vista. Però non può amministrare più di tanto Melone, perché alle sue spalle c'è un gruppo. Sì, è un attimo a quel punto là, perdere 2-3 posizioni. Però ecco, vedere un Emilio D'Andrea fermo, ricordiamo quest'anno per un incidente stradale, rientrare adesso e pian piano ritrovare quegli automatismi in sella allo scooter, e soprattutto i tempi e la voglia di stare lì a combattere, è una bella, decisamente una bella cosa. Sì, assolutamente, Emilio aveva solo bisogno di macinare chilometri, diciamo, perché la passione si è sempre vista nei suoi occhi, e qua finalmente si è presentato in uno stato di forma fisica finalmente buono. Ed eccolo qua, Emilio D'Andrea che si porta in terza posizione con una super staccata su Bart Klazen. Ci sono nel gruppo lì a combattersi l'ultimo posto del podio, ci sono appunto Melone, Marco De Pasquale, Cirillo, Marchi. E adesso si stanno ostacolando un po' nel secondo gruppo, vediamo che hanno allungato leggermente Bonomo. Melone di nuovo in terza posizione con Emilio D'Andrea a fare buona guardia, ed è risalito fortissimo Marco De Pasquale, numero 73. L'altro siciliano dovrebbe essere quinto in classifica, ma un po' lontano per sperare di agguantare il titolo. Stanno tenendo un buon passo davanti. Ora Melone si ritrova in quinta posizione con Cirillo incollato allo scarico. Si sta delineando una battaglia di scuole, scuola siciliana contro scuola sud, tre piloti e tre piloti. Sì, assolutamente, penso che sia ormai chiaro che Melone e tutto il secondo gruppo difficilmente potranno andare a riprendere Bonomo e Tornera, che continuano a girare molto puliti. Siamo senza a due giri dal termine, un secondo e mezzo non è tantissimo, però
No, però guardando il passo di gara girano in 1.32 alto tutti i piloti diversi, quindi il distacco non aumenta ma neanche diminuisce. Intanto Tornera affonda l'attacco su Bonomo, si porta al comando Mario Tornera. Bonomo al tornantino all'esterno, in staccata va a chiudere. Hanno cominciato un po' prima, probabilmente a giocarsi la gara. Questo potrebbe significare qualcosa? Queste sembrano solo prove tecniche di sorpasso. Ancora non hanno, secondo me, spinto veramente al massimo limite possibile se stessi, i propri zip. Ora vediamo, perché Emilio D'Andrea sembra che stia andando a recuperare quella schermaglia. Potrebbe aver giocato quasi a favore di Melone, perché Emilio D'Andrea ha recuperato tantissimi metri sui due siciliani. Comincia l'ultimo giro. Bonomo, Tornera. E infatti ha recuperato tanto Emilio D'Andrea, si è portato sotto il secondo e sta tirandosi dietro anche Marco De Pasquale, il terzo siciliano, che prova in staccata a infilare Baby D'Andrea. Melone in quinta posizione. Un piazzamento che per lui significa titolo. Ricordiamo 9 punti di distacco fra Bonomo e Melone. Riandiamo a fare un po' di conti. 25, 22, 20, 18, 16. 9 punti. Finirebbero come l'anno scorso, a pari punti, in questo momento. E a quel punto dovremmo andare a calcolare il numero di vittorie. Le vittorie, i secondi posti che erano pari anche l'anno scorso e le pole position. Intanto Tornera sta rendendo la vita difficile a Bonomo e Melone si è portato in terza posizione con Baby D'Andrea alle spalle. Prova ad attaccarlo all'ultima curva. Tornera va in carena, Bonomo che vince la gara. Giù il cappello per Francesco Bonomo, ma il titolo va ancora ad Alessandro Melone. Grande, quasi non ci crede. Grande zampata del 21 alla penultima curva, ha fatto tutto bene, è entrato aggressivo ma dentro ai limiti. Si stringono la mano tutti quanti perché hanno fatto un super garone, bisogna dirlo, perché comunque i tempi tirati fuori sono qualcosa di straordinario e non sta nella pelle Alessandro Melone. Una gara fatta veramente con di testa, ha capito che era rischioso giocare con i due siciliani davanti, però per non correre rischi doveva chiudere in terza posizione. Se l'è preso alla fine un rischio per passare Klazen ed Andrea, perché lo spazio era veramente poco. Bella zampata, bella gara di Emilio D'Andrea. Giù il cappello anche per Baby D'Andrea, ma lo stesso Marco De Pasquale, probabilmente uno dei piloti che è cresciuto di più nella Scootermatic negli ultimi anni. Un Alfonso Cirillo idem. Klazed che ha chiuso in settima posizione, anche per lui dopo il rientro dopo l'infortunio, un ottimo piazzamento. Poi chiude Adrion Carlucci nella top 10. Era piuttosto nervoso ieri Blackjack, però sarebbe stato bello tenere un microfono sotto il casco di Alessandro in questo momento, perché penso che la sua gioia non abbia limite. Ed ecco qua col compagno di squadra Cristian Galbiati, che regalano un po' di fumo e spettacolo. Ci sta, tanto
la stagione è finita, ci saranno nuovi motori per il 2017. Eccolo qua, grande Alessandro Melone, scortato fedelmente da Cristian Galbiati. È affondato con lo scooter nella ghiaia, ma la gioia è tanta. Va bene festeggiare in tutti i modi il terzo titolo della Scootermatic per Alessandro Melone. E giù il cappello con un grande Francesco Bonomo, che fino all'ultimo ha provato a portarsi a casa il titolo con un finale di stagione spettacolare, vincitore a Vallelunga, vincitore qui. Sì, prova magistrale di Bonomo, che ha fatto tutto quello che poteva fare, ma Melone ha gestito il vantaggio e vediamo ancora una volta la gioia del numero 21. Sta scaricando adrenalina, nervosismo, perché veramente ne ha accumulato parecchio in questi giorni. Dove anche la sfortuna si stava mettendo d'impegno. Vediamo il replay con la partenza straordinaria di Mario Tornera. È Bonomo che però va immediatamente all'attacco. Abbiamo visto girare in terza posizione Boccardo. Poi subito dopo è stato costretto al ritiro il piemontese. Klazen protagonista nelle prime curve, poi è stato riassorbito ed è venuto fuori uno splendido Marco De Pasquale, un baby d'Andrea. Qui vediamo all'esterno di De Pasquale gas spalancato. Addirittura ruote fumanti in staccata per il numero 73. Credo che sia un epilogo giusto alla fine dei conti, probabilmente. E qui c'è l'esultanza di Bonomo, vincitore anche della seconda finale. E dietro esulta per il terzo posto che gli dà il titolo Blackjack Melone. Klazen che si va a complimentare. Sa se riusciamo a tirar fuori l'intervista per Francesco Bonomo o per magari Alessandro Melone, che è il nuovo campione in carica. Vediamo chi riusciranno a portarci in area intervista. Tanto cerchiamo di capire da Daniele Confalone se c'è qualcuno all'orizzonte, mentre vediamo che stanno già preparandosi i piloti della Super Scooter 4-stroke. Non mi sembra di vedere nulla all'orizzonte, non ho cenni dalla regia. Allora possiamo anche dedicarci magari una piccola pausa. Si ritornerà qui fra qualche minuto per l'ultima gara 2016 della Super Scooter 4-stroke.